Raga, è stata rimandata la patch, quindi per stasera avremo solamente US Agent con le sue spot di Mirage e Jeff. Io ho solamente una cosa da dire per chiudere questa situazione. Papi, papi. Buongiorno carissimi, bentornati sempre qui da Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi non avete scuse, oggi dovete provare assolutamente questo mazzo perché è fuori di testa. L'abbiamo buildato ieri sera in live con Quentin in 10 minuti. Ok, cosa ha questo mazzo di bello? A parte tutto che è molto economico se ci pensate, perché abbiamo la maggior parte delle carte molto fattibili da ottenere, come la Spectrum, Outlaw, Iron Man, Omega Red. Omega Red, che cazzo di serie è? Scusami, per sapere. Ah, serie 3, sorry. Abbiamo Mr. Fantastic, abbiamo Cosmo, abbiamo Ant-Man, Armor, tutte queste cose qui. Allora, che cos'è il funzionamento del mazzo? A parte tutto che gira tutto intorno a lei, no? Sugli occhi celesti della Magic, che è 2 volte che io prendo la Premium Variant da 800. Prima mi ha dato Black Cat Archon, ok? E poi questa, la signorona. Quindi un po' godo. Il funzionamento del mazzo è molto semplice: andare a settare le nostre carte, ovviamente nella location centrale con Mr. Fantastic, con la Miss Marvel, ma anche con Omega Red, oppure anche con Iron Man. E turno 6, con lo Slout, andare a raddoppiare tutti i nostri punti in tutte le location, capito? Quindi con questo mazzo tu vuoi andare a coprire tutte le location. Ok, ci abbiamo fatto una conquest vinta, ci abbiamo fatto un paio di game, anche il ladder, e poi è andata bene. Io non so perché questo mazzo funziona, cioè non c'ha senso. Ora io vi faccio vedere come funziona il mazzo e poi avrete letteralmente 2 minuti per andare a coprirvi il mazzo e andare a giocarlo. Ok, Antwerp. E ancora non sono riuscito a prendere una variant decente di questo Cristo di Antwerp. Vabbè, non demordiamo anche perché abbiamo la nostra Magic che ci può salvare da tutta questa cosa del trono spaziale. Oppure, visto che... Ah, ok, vabbè, il solito mazzo alla Gitti Pro. Io non posso. Ma vi rendete conto che devo iniziare i video con Distretto X? Ah, vi rendete... io devo mostrare i mazzi, io non devo fare sta roba. Questo pezzo è da quittare perché devo fare altro. Frate, io devo fare altro. No. E tra l'altro lui c'ha Red Hulk in mano. Quindi qual è la cosa da fare adesso? Mister Negative, questa è la cosa da fare. No. Hai Omega Red qui. Ok la Silk, ok Gitti Pride, poi al cazzo la Silk, perfetto, and Omega Red. Ok, e ti prendi 3 punti in tutte le location. Ora, un po' blando questa cosa perché abbiamo il Distretto X e non vi posso far vedere tutte le cose. Prendi Alayot, tipo. Ah no, Shuri. Gladiator. I still believe in heroes. E Kitty Pryde. Ok, ma lo vogliamo provare a zingare subito con Legione. Ma io ci provo, ma che me ne frega. Ma che me ne frega. Ma fai così. Così ci leviamo fin da subito questo game un po' così e via. Vai con Dio. Ok. Dracula? Kitty Pryde? No? Visione? A posto, vinta! Legionato! 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 Via! Primo game! Dai, spingere, spingere, spingere! Adesso vi posso far vedere come funziona il mazzo. Ma come zero? Io in questa partita ho fatto 7300 punti, capito? Ma scusa, ma ero partito da... Ma invece io di andare avanti, io sono sceso. Come funziona questa cosa? Cioè, boh, io ho notato comunque in queste ladder all'inizio della season che la gente è veramente inturbantata. Cioè, ieri ho penato per andare a prendere un po' di posizioni all'interno di queste ladder. Comunque, bello, bello l'avatar della roccia infinito. Sei un grande. Anzi, è carbone questo, è quello di Natale. È quello di Natale, mi sembra, sì. Cioè, che comunque io posso dire, ma ci rendiamo conto che noi ancora su Marvel Snap, dopo un anno e mezzo di gioco... Armor. Dopo un anno e mezzo di gioco, noi non abbiamo le variant delle carte secondarie, come per esempio del Void di Craven. Di Craven abbiamo. Gran portale, ok.
Scar, ok, ci sta. Magic. Abbiamo Magic. E poi che facciamo? E poi ci affidiamo alla Rollad al centro. Giusto? Angela and Kit Rider. Ma di nuovo, ma lo stesso mazzo, ma basta! Cioè, per l'amor di Dio, io adoro il mazzo questo qui con Angela, con Kitty Pride, con Red Hulk. Però è un pochino eccessivo, no? Allora, si potrebbe pensare di fare Rollad invece di Mr. Fantastic. Si potrebbe pensare, cioè, può prendere la Miss, può prendere la Mega Red. Ma anche Cosmo sarebbe l'ideale. Tipo adesso, no? Cosmo. Antoine. Silk. È partito forte. È partito molto forte il ragazzo, ma non basterà questa cosa a fermarci. Perfetto, è la silk più giusta della storia questa. È la silk più giusta della storia. Ora, io vorrei fare Iron Man al centro. Io lo vorrei fare Iron Man al centro. Perfetto. Io vorrei fare Iron Man al centro. Il problema qual è? Il problema è che poi io devo fare Onslaught. La K. Guarda, vai di nuovo a sinistra. A posto, a posto, a posto così, vai. Di che stiamo parlando? I am Iron Man. Ok, 18. Tu l'hai preso il 18, a posto così. 2, 4, 5. Oddio. Guarda, io ti posso dire la mia. Ti posso dire la mia. Ma questa situazione un pochino mi gusta. Il problema è che se io faccio slot al centro, io che faccio? Qui vinco, ma... che prezzo? A che prezzo? Forse converrebbe fare slot qui, per poi fare cosa? E poi fare Ant-Man... Oddio, si potrebbe fare Ant-Man Spectrum per vincere il game. Si potrebbe fare Ant-Man Spectrum. Ma basta! Jeff. Ho capito. A posto così. Cioè, capito? L'unica cosa che mi viene in mente di fare è fare questo. Ant-Man con Spectrum. Omega Red, Miss Marvel, insomma. Sono un pochino lenta adesso. Questo ormai è un wing, ok? Quindi prendo un più 2, più 2, più 2. Prendo un più 6. Ok, prendo un più 6, quindi vado a 15, vado a 30 punti qua io. Teoricamente buono. Il problema è, io qua vinco? Teoricamente sì, perché c'è Ant-Man che va a più 8. Proviamolo. Tanto che ci frega. Il problema sorge dove? Il problema sorge se lui ha qualche touch card tipo Enchantress, tipo Rogue, che può prendermi l'effetto di Slout. Kitty Pryde. A posto, non abbiamo vinto. Non abbiamo vinto. A posto così. Per colpa di Spider-Man non ho vinto. Cioè, ti rendi conto che non ho vinto per colpa di Spider-Man? Ma ti rendi conto che cosa? Vabbè, ha briccato il mazzo. Non è questo il game giusto da far usufruire questo mazzo al meglio e da far rendere giustizia a tutte quelle persone che non hanno chissà quante carte forti, tante carte di serie 5 all'interno della sua collezione. Quindi io continuerò a consigliarlo anche se perdo, non c'è problema, anche perché vi ricordo che qua stiamo giocando a Infinite, quindi mica cazzi, asteroide, perfetto. Frate, quando tu deciderai di mettermi nella location umana così che io posso giocare nella location centrale, che comunque non è non è che obbliga la giocata soltanto nella location centrale, cioè nel senso, se noi andiamo a settare Mr. Fantastic e Miss Marvel, ok, tu madre, che poi se vi rendete conto non è neanche un mazzo che può briccare, perché, cioè, guardate la curva c'è Ant-Man, ok, di turno 1, ok, ma c'è Zabu. C'è Armor. Dov'è il mio Zabu? Dov'è? Ma vedi, ma no, Magic è qui. Io quasi quasi lo setterei. Godo tantissimo di questa roba. Godo tantissimo. Perfetto, quindi a noi converrebbe fare la missa al centro. Anche Omega Red converrebbe fare.
Però è vero che la miss, cioè io qua c'ho già due carte, ok? Ho già due carte, quindi converrebbe fare. Intanto proviamo Mega Red. Proviamolo Mega Red con quei tentacoli. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok. È più figa la mia, mi dispiace. Mi dispiace, è più figa la mia. Poi Iron Man. Pronto per capire chi è che comanda qui. Doc Ock, metti lo slot e siamo a posto. A posto. A posto così. Allora, l'unica cosa che io temo, l'unica cosa che temo è un Enchantress. L'unica cosa che temo è questa. Anche una Rogue. Quindi allora, Iron Lad prende Mr. Fantastic 100%. Ok, quindi è 4, 5, 6, 2. Quindi anche la miss potrebbe essere interessante. Io perché c'ho... Ah, c'ho Zabu. Ok, c'ho Zabu in quella maniera. Quindi Iron Lad. Ok, Iron Lad and Miss Marvel. Anche se io potrei anche benissimo giocarlo qui. A me che me ne frega. E poi chiudere con Spectrum. È vero che c'è Red Hulk. Io lo buffo Red Hulk. Quindi sarebbe cosa molto buona intanto fare Spectrum. Così che lui non si prende il buff. Iron Lad. Un Baron Zemo. Ok. A posto. Perfetto. E scusami. Io adesso ti faccio... Ciao bro, ecco qua, questo è il funzionamento del mazzo. Abbiamo dovuto aspettare due partite, uno per Distretto X e l'altro perché il bro aveva un po' di problematiche con i suoi familiari, ma questo è un altro discorso. Però questo è il funzionamento del mazzo, capito? L'unica cosa giustamente che voi mi direte è, ok, ma se prendete la Twitch card, ma per questo c'è Cosmo, trono spaziale, va bene, frate, ho capito che tu stai cercando in tutti i modi di mettermi il bastone tra le ruote, ma io il bastone te lo conficco su per il culo. Allora, molto buona che ci abbiamo Zabu, io ando via, ok. Allora, un altro mazzo del genere è molto brutto come situazione, perché? Perché intanto io Zabu lo setterei qui, perché lui adesso farà Cable, no, farà Nebula, ok. Ok, perfetto. Magic. Perfetto. Alliot. A posto. Non ci abbiamo il nostro turno. Va bene. Qual è il problema? Qual è il problema, dici tu? E io lo farei anche Omega Red qui. Insomma. Di due Omega Red qui intanto. Ci sta, voglio dire ci sta. E mo io butterei Cosmo qui. Io lo butterei Cosmo, sì. Effettivamente sì. Ok, Cosmo. A posto. Ma vedi. Ma sono forzato a far così. Absorbing Man. Vabbè, scusami, non è tanto un problema questo. Questo non è tanto un problema. E il problema è come vinco io. Cioè... Sì, mi fa piacere questa cosa, guarda. Io potrei fare benissimo anche Miss Marvel qui. Prendermi il più 5. E... poi? E poi? Io qua vinco, ma io qua non so se vinco con 5 punti. Effettivamente, perché lui ci avrà il Doc, ma a 20 punti. Non posso giocare. Ah no, la Miss Marvel non funziona.
Che c'è Cosmo e Mr. Fantastic. Boh, proviamoci. Ma prendi Iron Man! Ma prendi Iron Man! C'è il 50 e 50 che prendi lo slot. Ma prendi Iron Man, figlio di puttana. Cioè, questo qua aveva snappato e non c'era neanche idea di quello che aveva fatto. Non c'era neanche idea. Era una giocata stupida fare solamente Red Hulk al centro. Era una giocata totalmente fuori di testa fare solamente Red Hulk al centro. E lui ha vinto, ma ha fatto anche le motte, capito? Capito? Cioè, mi ha tradito il cuore delle carte. Mi ha tradito il cuore delle carte. Io non so più che pesci prendere. Vortice nero. Ok. Ok, si può fare un game umano. Io ti snappo in faccia adesso se mi dai quello che mi serve. Daily Bugle. Mojo. Zabu? Anche se effettivamente a me serve Zabu, nel senso, ce l'ho qui. Di nuovo Nebula. Ho capito. Central Park. A posto. E io farei. Tanto la miss qui. Intanto. Poi. La cosa che mi verrebbe da fare. La cosa che mi verrebbe da fare è fare Mojo into Magic. Però mi sa che è troppo lento. Perché lui gioca. No, non gioca. Boom. A posto. Polaris. Ok, ho capito. Gioco Mega Red, poi Mojo Magic. Turno 5. Turno 6 Iron Man e turno 7 Slout. Ce l'ha fatto. Ho giocato prima lui. Con Doom, si è chiuso. Kingpin, a posto. A posto così. Oh. Io vorrei fare questo. Ma io sono sicuro che lui gioca Magneto qui per... in qualche modo. Ma pure Aero. Ma Aero non lo può giocare. Che mi può spostare lui? Cosa mi può spostare con Kingpin? E tra l'altro ha pure l'Aprio. Ok. Ok, ok, ok. Ok, non è un problema questo. Non è un problema questo. A posto. Mo. Io come li smezzo i punti qui? Con Iron Man. Ce l'avrà Shang lui? Non lo so. Potrebbe fare Magneto anche. Se fa Magneto è un disastro. Se fa Magneto è un disastro. Il problema è che qui io non ci arrivo neanche. Io vado a 14. Quindi io per forza questo devo fare. Cioè, se c'ha Magneto vince. I am Iron Man. Non avete fede in questo mazzo. Non avete fede. Non siete pronti per questo mazzo. Non siete... Tu, Killiman Jaro 1. Tu non sei pronto per questo mazzo. Perché giochi Cannonball del cazzo. Comunque, cazzata a parte, raga. Provate il mazzo che è veramente molto divertente. Posso dire goliardico e alternativo. È anche molto economico, capito? Sono tre aggettivi che messi insieme formano un mazzo fenomenale, capito? Lo so che può sembrare assurdo, ma dategli una possibilità. E noi ci vediamo stasera con US Agent e con le spot. Allora.